Ecco, doppietta, ciao Mauro intanto. Ciao, buon pomeriggio. Spettacolo, guarda là la casina. Vabbè, Mauro, questo punto ci complimentiamo per le ambientazioni che seleziona, no, Mauro Cucco. Facci vedere la casina panvitelliana. Spostati un po', perché si fa, ecco, bravo, bravo. Ecco qua. No, scusami, considerando anche la tua attività politica, stai facendo anche promozione, esatto, per il turismo. Giustamente, zona, no? Giustamente. Guardate che bella zona, vi consiglio di andare a visitare. Vabbè, non vi diamo nulla come soldi, però va bene così. No, non ci mancherebbe altro. È un regalo già avere Bacoli a pochi chilometri da Napoli. Mauro, ti chiedo anche a te, chiedo anche a te quello che, di cui stiamo parlando stamattina, no? Che il tuo commento al messaggio di Laurenzi prima di partire per Los Angeles. Stamattina io penso che tutti noi l'abbiamo accolto con più di un sorriso, perché a partire dalla forma di comunicazione, no, che è molto particolare, una serie di tweet scritti sembra quasi di pancia, insomma, rispetto, mi sentite? Abbiamo il telefono, Mauro, sì, ci senti? Mauro, eccoci. Ok. No, dicevo, quindi sembrano un po' quei messaggini scritti di pancia, no? Che uno, come si è svegliato la mattina, sappiamo che il presidente è uno mattutino, ma mattutino vero, qualcosa penso sia accaduto dall'interno della società, di qualche lo spiffero di qualche critica. E quindi il presidente ha voluto, diciamo, lanciare questo messaggio di chiamiamolo distensivo, fermo restando che parliamo di un Napoli che è primo in classifica, e credo che sia anche stato questo l'obiettivo del presidente, quello di rimarcare comunque il fatto che stiamo parlando di una squadra che è prima in classifica. È giusto che magari metta un po' le mani avanti e dica che l'obiettivo non è lo scudetto, quello dichiarato, ma stavolta, diciamo, si esce proprio a vele spiegate sul fatto che il Napoli deve tornare in Champions League, nell'Europa che conta, però ha fatto sicuramente sorridere l'orario e poi la modalità di comunicazione, perché è veramente molto strana. In passato ci sono stati i tweet presidenziali, però uno, due, non così, tre. Poi non di questo non tono. Così, non di così, nuovo non collegato così con noi anche Francesco Pietrella, buongiorno. Ciao ragazzi. Ciao Francesco Pietrella, la Gazzetta dello Sport, anche lui osservatorio da Milano, però anche a te Francesco ti facciamo commentare questo intervento di De Laurentiis, tanti messaggi uno dietro l'altro su X, dove insomma ha un po' ribadito le cose che dice Conte, ricostruzione, ha parlato di reazioni improprie dopo la sconfitta con l'Atalanta. Insomma, come giudichi questo intervento di De Laurentiis? Di buon mattino, in effetti, sì. Beh, sì, voi lo conoscete meglio. Io ovviamente vedo che spesso, no, commenta su Twitter, magari annuncia gli acquisti, però questo è stato un po' più insolito, ecco, di prima mattina. Secondo me, come diceva appunto, magari aveva sentito qualche spiffero di qualche critica, di qualche frase di un certo tipo, e ovviamente questo sia alla vigilia di una partita fondamentale per lo scudetto, perché comunque nell'occhio dell'Inter, nella mente dell'Inter c'è quello di sorpassare e poi di fatto considerare questa partita come una vera svolta della stagione, e si è visto anche dalla partita della squadra che ha messo in campo Inzaghi contro l'Arsenal, che è una partita decisiva per l'Europa, ma ha tenuto fuori 5 titolari. Quindi le parole di Laurentiis, secondo me, come dice, siamo in ricostruzione, eccetera, è sicuramente vero, e quando dice magari è presto per parlare di titolo, è chiaro che l'occhio sicuramente ci va, ma per placare gli animi comunque. Io credo che questa partita sia una svolta soprattutto per l'Inter e un po' meno per il Napoli rispetto ai nerazzurri, perché l'Inter ovviamente ha molto molto di più da perdere. Mauro, ti chiedo che Conte ti aspetti fra pochi minuti ormai, ti aspetti nell'analisi, nella preparazione di questa partita? Ma sicuramente dedicherà spazio agli avversari, come ha fatto già nella precedente contro l'Atalanta, rimarcherà quelli che sono i punti di forza della formazione nerazzurra. Molti dei quali li conosce già perché li ha allenati non molto tempo fa,
e soprattutto poi credo che sia si mantenga sulla, diciamo, stessa linea di quelli che sono i tweet presidenziali. Chissà che non sia anche casuale il fatto che questi tweet siano arrivati nello stesso giorno della conferenza. Ciro, tu che conosci meglio di me, conosciamo l'ambiente Napoli, tutto dobbiamo presagire, nel senso che può darsi di sì, può darsi anche di no, che non c'entri assolutamente nulla. No, per me sono assolutamente concordati. Quindi figurati, sono convinto che sia giusto finalmente che ci sia la stessa comunicazione della presidente allenatore. Francesco, tu hai visto l'Inter a San Siro l'altra sera con l'Arsenal, che impressione ti ha fatto? Che Inter dobbiamo aspettarci domenica? Poi contro l'Arsenal, come dicevo, hanno giocato tra virgolette quelle che sono le riserve, ha tenuto fuori 5 titolari che poi ha fatto entrare, ha recuperato sicuramente Çalhanoğlu, che dà un senso insomma diverso a tutto il gioco. Quello che ha colpito è il modo in cui ha vinto, perché diciamo dal 60esimo-65esimo in poi l'Inter si è schierata di fatto con questo inedito 5-4-1, completamente arroccata in difesa, e in una partita del genere che lui ha preparato insomma esattamente in questo modo, lasciando poi Thuram nel secondo tempo libero magari di fare qualche contropiede che poi insomma non ha fatto, ma era quello il tipo di gioco. Secondo me sarà una partita completamente diversa. Di solito l'Inter big match di questo tipo cerca subito di approcciarli nei primi 15-20 minuti con molta aggressività, cosa che poi ha provato a fare anche contro l'Arsenal, perché poi di fatto i primi 15 minuti l'Inter ha avuto due o tre occasioni importanti, e credo sarà così, ed è prevista insomma la formazione assolutamente titolare, quindi rientro di Thuram, rientro di Di Marco che è stato tenuto a riposo, c'è il rientro di Darmian al posto di Dumfries, giocherà a Bastoni che era leggermente affaticato, insomma, quindi è stato preservato con l'Arsenal, quindi una partita secondo me totalmente differente. Grazie a Mauro Cucco, grazie a Francesco Petrella per essere stati con noi, per aver impreziosito Un Calcio alla Radio, la puntata di oggi. Grazie a voi. Ciao ragazzi, ciao. Grazie a voi. Ciao Mauro. E beh, cosa dire, abbiamo fatto questa chiacchiera, ma noi siamo arrivati al momento di chiusura. Prima di salutare diamo la notizia. Vai. Finalmente Lukaku fa la scelta giusta, ha bisogno di giocare, non di lavorare e sovraccaricarsi, andrà in nazionale. Notizia, questa notizia.